E di Shadia mi piace che è super explicit. Io Shadia, la prima volta che l'ho conosciuta in un locale qua a Milano. Era, non lo so, un weekend, ero con amici fuori alle 3-4 di notte, eravamo tutti ubriachi in questo locale. E ho iniziato a parlare con una persona che stava parlando con lei, non mi ricordo chi è. Quindi non è che ci siamo neanche presentati, ma io non sapevo chi fosse. Ok. Lei mi ha preso il drink dalla mano e se n'è andata. Allora io no, che sono un bel cacacazzi, l'ho inseguita e gli ho detto: scusa, ma cosa stai facendo? Gli ho detto: dammi da bere. Mi fa: ah, volevo bere, avevo sete. Gli faccio: ma chiedimelo, no? Cioè, che fai, mi levi il drink dalla mano? E fa: beh, dai, non per il cazzo, no? E lui ha fatto: vabbè, non ci posso credere. Faccio: ma chi sei tu? E quindi abbiamo iniziato a parlare. Quella sera io fa: vabbè, ci siamo salutati. Però è proprio quella la cosa Lei, sì. vincente di Non Shadia, no? Che lei gliene frega un fa cazzo. finta, È super explicit, cioè, certo. soprattutto lei ha fame. Sì. Lei vuole che se ci sono delle cose belle lì e siamo in tre a prenderle, cioè lei corre veloce più di te per prendersele, capito? Invece un sacco di gente, anche maschi, che fanno questo lavoro, nella quale per me la fame è una delle principali cose che devi avere, cioè, boh, come posso chiamarla, no? Sensazione, una delle principali cose che devi trasmettere, che devi avere per me, è fame. Tu devi avere questa voglia irrefrenabile di far vedere a tutti che gli fai un culo così, capito? E lei questa cosa ce l'ha proprio subito. E anche magari all'inizio ti risulta un po', come posso dire, presuntuosa, invece poi capisci che è proprio quella la figata sua, no? E però siamo amici, spacca, cioè.